amici e amiche di TV City, ben trovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata speciale non parleremo del classico calcio che conosciamo tutti, ma del calcio alla spiaggia, ovvero il beach soccer. Si è svolto infatti il campionato del mondo di beach soccer FIFA 2024 negli Emirati Arabi dallo scorso 15 febbraio e si è concluso il 25 di febbraio, giunto alla sua 13ª edizione sotto l'egida della FIFA. Infatti prima si svolgeva un torneo molto simile che si chiamava Beach Soccer Worldwide, che si è svolto per 10 edizioni dal 95 al 2004, sempre in Brasile e sempre a Rio de Janeiro, che ha visto vincere praticamente sempre i padroni di casa, 9 volte su 10, l'unica eccezione è il Portogallo, mentre dall'edizione 2005 a oggi è sotto l'egida della FIFA. Si è svolto negli Emirati Arabi al Dubai Design District Stadium e vedeva come campione in carica la Russia, Russia che però non ha potuto difendere il suo titolo mondiale, infatti è esclusa dalle competizioni internazionali. A questo torneo ha partecipato anche l'Italia del CT Emiliano del Duca, inserita nel gruppo A, il primo di quattro gruppi, di quattro squadre, 16 in totale. L'Italia ha chiuso al primo posto il proprio girone con 6 punti a pari merito con i padroni di casa, 6 punti anche per gli Emirati Arabi, e queste due squadre avanzano ai quarti di finale, eliminato invece l'Egitto con 2 punti e gli Stati Uniti d'America con 0 punti. Andiamo al gruppo B, che vedeva impegnato l'Iran, che è una delle squadre favorite per questo tipo di torneo. Con 7 punti vince il proprio girone davanti ai polinesiani, gli oceanici di Tahiti, con 6 punti. Eliminate invece squadre che nel calcio classico sono invece protagoniste, l'Argentina con 3 punti e la Spagna con 0 punti. Il gruppo C vedeva la Bielorussia vince il girone con 9 punti davanti al Giappone con 6 punti, quindi passano il girone queste due squadre. Senegal 3 punti, Colombia 0 punti, sono invece le squadre eliminate. L'ultimo girone, l'ultimo dei 4 gironi, il gruppo D, vedeva impegnato il Brasile, il grande favorito del torneo, 7 punti al primo posto del girone davanti a un'altra delle squadre favorite, ovvero il Portogallo, che chiude il secondo posto con 6 punti. Eliminato invece l'Oman con 3 e il Messico con 0 punti. Andiamo quindi a vedere il quadro dei quarti di finale. La prima sfida vedeva il Brasile affrontare il Giappone, dominio verde-oro 8-4, risultato finale con le reti dei brasiliani di Alisson, autore di 2 gol, Bruno Xavier, Rodrigo, Felipe Silva, Brendo, Ezanulk e Catarino, mentre per i nipponici a segno Yamada, Oba con una doppietta e Kawai, quindi Brasile qualificato alle semifinali. La seconda sfida vedeva di fronte la Bielorussia e il Portogallo. La sfida si è conclusa ai tempi supplementari, 4-3 per i bielorussi, con le reti di Brichtel per i bielorussi, autore di tutte e quattro le reti, compresa quella decisiva nei supplementari, mentre per i lusitani a segno Algarvio, Jordan e Lopez. La terza sfida vedeva di fronte un derby asiatico fra Iran ed Emirati Arabi Uniti. La sfida la vince l'Iran per 2-1, le reti di Masumi e Mijalini per gli iraniani, mentre per i padroni di casa che vengono eliminati nei quarti di finale la rete è stata assegnata da Abdullah. L'ultima sfida vedeva di fronte l'Italia, gli azzurri, affrontare Tahiti, mentre per gli azzurri la sfida è finita per 5-2 in favore degli azzurri. Le reti di Giordani, autore di 2 gol, Bertacca, Joseph Junior e Remedi, mentre per i polinesiani a segno Tairaui e Tetauira, nomi abbastanza complicati. Andiamo quindi a vedere il quadro delle semifinali. La prima sfida vedeva di fronte Iran e Brasile, sfida molto sofferta che però i sudamericani riescono a vincere per 3-2 in rimonta. Le reti iraniane di Mishkari e Masumi non bastano, infatti i brasiliani ribaltano il risultato con la doppietta di Alisson e la rete di Brendo. La seconda sfida molto equilibrata anche questa fra Italia e Bielorussia, 3-3 il risultato dopo i supplementari. Per l'Italia segno Joseph Junior, Giordani e Zurlo, per i bielorussi la doppietta del solito Brichtel e poi Novikau. Gli azzurri poi si aggiudicano la sfida ai calci di rigore per 5-4, quindi incredibilmente gli azzurri raggiungono la finale per la terza volta nella loro storia, la finale per il terzo e quarto posto. Vedeva di fronte quindi Iran e Bielorussia, la sfida è stata praticamente a senso unico, 6-1 per gli asiatici, a segno Mishkari, Mofaed, Moradi, Amiri, Masumi e Mokhtari, mentre l'unica rete dei bielorussi è stata segnata da Tchaikovsky.
La finale si è giocata il 25 febbraio, vedeva quindi di fronte i super favoriti brasiliani e l'Italia del CT del Duca. L'Italia ha retto per gran parte della partita, ma purtroppo escono sconfitti dalla sfida contro i Verde Oro. 6-4 il risultato finale. Le reti di Rodrigo, autore di una tripletta del miglior giocatore del mondo, poi Brendo, autorete di Genovali e Bruno Xavier per i brasiliani, doppiette di Genovali e Fazzini per l'Italia. 6-4 il risultato finale, quindi l'Italia purtroppo per la terza volta su tre perde la finale del mondiale, mentre per il Brasile si tratta del sesto titolo mondiale in questo torneo. Nell'Albo d'Oro seguono poi la Russia con 3, il Portogallo con 2, la Francia con 1 titolo. Il prossimo torneo si svolgerà fra un anno alle isole Seychelles, in quello che sarà il primo campionato mondiale disputato nel continente africano. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata. Se volete darci suggerimenti potete scriverlo come sempre nei commenti sotto il video. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!